preparo una buonissima torta al burro e tre cioccolati che si realizza con tre diversi impasti al cacao. Seguite il video e vi farò vedere come realizzarla con il nostro Messier Cuisine Connect, ma anche con il Messier Cuisine Plus. E seguite il video per gli ingredienti ed il procedimento. Per preparare la nostra torta al burro e tre cioccolati, per prima cosa dobbiamo preparare la nostra pasta base al cacao utilizzando 25 g di cacao amaro, 50 g di zucchero, 50 g di acqua, una mezza, scusate, fiala di aroma alla vaniglia e una punta di cucchiaino di bicarbonato. Per la pasta successiva invece utilizzeremo 220 g di farina, 2 cucchiaini di lievito per dolci che andremo a setacciare insieme per 2 volte in modo da rendere tutto molto più fino, poi 250 g di burro salato morbido, 160 g di zucchero, 4 uova e l'altra metà della fiala di vaniglia che avevamo utilizzato per la pasta al cacao, 75 g di latte. Quindi, come vi ho detto prima, la prima cosa che occorre fare per preparare la torta burro e tre cioccolati è realizzare la pasta al cacao. La prima cosa che andiamo a fare è mettere l'acqua nel boccale ed impostare per portarla a bollore 1 minuto, 100 gradi, velocità 1. Punto andiamo ad aggiungere i restanti ingredienti, quindi lo zucchero, il cacao, la mezza fiala di vaniglia, la punta di cucchiaino di bicarbonato. Andiamo ad impostare 40 secondi, velocità 3, senza temperatura. Quello che abbiamo ricavato lo andiamo a mettere in una ciotola. Cerchiamo di pulire bene a fondo il boccale. Il resto lo andiamo a lavare per la preparazione successiva. Dopo aver lavato il boccale, andiamo ad inserire lo zucchero ed il burro. E andiamo ad impostare 2 minuti a velocità 4 per montarli insieme. Via. Adesso unite le uova una alla volta, impostando poi ogni volta 30 secondi a velocità 4. Partiamo con il primo uovo ed impostiamo 30 secondi a velocità 4. Secondo uovo. Ed impostiamo sempre i 30 secondi a velocità 4. Mettiamo
abbiamo sempre le stesse impostazioni di prima, quindi 30 e 4. L'ultimo uovo. Ancora 30 e 4. Adesso mettiamo l'altra metà della fiala ed impostiamo 10 secondi in uscita 4. A questo punto mettiamo la farina, ma non tutta, ne mettiamo solo metà. Avevo precedentemente, come vi ho detto, setacciato due volte semilievito, mi raccomando, e impostiamo di nuovo 30 secondi a velocità 4. Mettiamo il latte e con la spatola spostiamo leggermente verso il basso la farina che è salita sui bordi del boccale. Il latte. E impostiamo stavolta 20, lasciando sempre comunque la velocità 4. Mettiamo il resto della farina. Stavolta impostiamo sempre 30 secondi, ma a velocità 5. A questo punto dovete munirvi di una bilancia perché dovete fare una serie di operazioni. Allora, la prima è quella di togliere dall'impasto che avete realizzato nel boccale 325 grammi che andranno uniti all'impasto al cacao. Quindi procediamo in questa maniera. Mettiamo qui sulla bilancia l'impasto al cacao, facciamo la funzione tara e prendiamo 325 grammi di impasto bianco dal boccale. Andiamo a mescolare. Amalgamate bene. Prendete a questo punto una teglia del diametro di circa 20 cm ed imburratela. Adesso con la teglia imburrata posizionate sempre sulla bilancia, fate la funzione tara e versate soltanto 325 grammi di composto. Ok, questo è il composto che abbiamo messo nella teglia. Date due colpi secchi per livellarlo bene. E andate ad aggiungere a quello che è rimasto nella ciotola altri 225 grammi di composto bianco. Quindi riposizioniamo sulla bilancia, rifacciamo la funzione tara e mettiamo altri 225. Perfetto, 225 esatti. Giriamo di nuovo. Nel frattempo andiamo a preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica. Mescoliamo finché il colore non è omogeneo.
una volta che il colore sarà omogeneo, andiamo a versare l'impasto sopra l'altro. Ho spalmato la crema color nocciola, ho spalmato anche la parte bianca e io l'ho fatto con un cucchiaio, ma potete con la spatola, come avete visto, ma si può fare anche utilizzando una sac à poche per accelerare i tempi. Adesso vado a posizionare la mia torta nel forno, come vi avevo detto, preriscaldato a 180 gradi e la terrò in forno per circa un'ora. Questa torta infatti deve cuocere parecchio. Ci vediamo tra un'oretta circa, a dopo. Ecco, ho sfornato la mia torta al burro e tre cioccolati e vado a decorarla con dello zucchero a velo. E adesso vado a fare anche una fetta per farvi vedere l'interno, l'effetto che si è creato all'interno della torta. Vedete, ecco la fetta con i tre cioccolati che si sono mischiati all'interno e con le varie sfumature a seconda dell'intensità della pasta di cacao che abbiamo messo. La torta è morbidissima, sofficissima e la ricetta, avete visto, insomma, non è tra le più veloci da realizzare, ma sicuramente ne vale la pena perché anche il sapore è buonissimo. Se la ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, vi invito a seguirmi sul mio sito www.messierricette.it, vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, dove ci sono tantissime ricette e vi potete scambiare idee e consigli sui nostri robot da cucina, sia sul Connect che sul Plus, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi a questo canale In Cucina con Messier e buona cucina a tutti!